Io ringrazio i colleghi senatori per le questioni che hanno posto, il modo con cui sono state poste e voglio cominciare perché ovviamente i temi sono tanti, i minuti che ho a disposizione mi obbligano a essere molto sintetico e molto preciso, partendo proprio dall'argomento che stava alla base della domanda della senatrice Lezzi del Movimento 5 Stelle, cioè la questione del fatto per il quale il nostro Paese ha vissuto negli ultimi 5 anni una situazione di crisi profonda, ma ha visto il suo debito pubblico crescere in percentuale meno rispetto a quello degli altri paesi europei. Paesi europei che hanno visto invece una crescita del debito molto maggiore rispetto al nostro. È evidente che questo dato, che rappresenta un fatto sicuramente positivo per l'Italia, dimostra che l'Italia è riuscita a costruire finalmente una situazione strutturale di tenuta dei conti pubblici che io credo sia una delle grandissime conquiste di questi anni ed è una conquista di questi anni che noi dobbiamo assolutamente mantenere. Perché grazie a questa considerazione, cioè al fatto che il nostro debito è aumentato così poco, noi siamo stati in grado di ottenere quella uscita dalla procedura di deficit eccessivo da parte delle autorità europee in modo più semplice di quanto sarebbe accaduto se avessimo avuto invece una crescita del debito maggiore. Cioè vuol dire che oggi il nostro Ministero del Tesoro e la nostra struttura, la ragioneria, la capacità di tenere i conti pubblici in ordine consente di reggere una situazione che invece è una situazione estremamente preoccupante, per come io la vedo, sull'altro lato della vicenda, perché tutti sappiamo che il rapporto debito-PIL è per l'appunto un rapporto, è stato citato prima, c'è un numeratore, c'è un denominatore, noi reggiamo sul numeratore e andiamo male sul denominatore. Lo diceva bene il senatore Uras, io riprendo il suo riferimento. Il tema di fondo di questa vicenda è la mancanza di crescita, che è la questione sulla quale noi purtroppo il nostro Paese vive una fatica strutturale ed è il grande tema sul quale dobbiamo lavorare. Nel senso che noi oggi siamo in condizione di tenere, attraverso una gestione attenta della finanza pubblica, che è dovuta alle scelte che i governi precedenti, gli italiani, hanno fatto, una scelta che ci consente oggi di tenere rispetto a queste difficili condizioni e avversità, ma noi non ne usciremo se non riprenderemo la strada della crescita. E quindi credo che l'elemento essenziale rispetto anche alle questioni che sono state poste è dato da una strategia che non può essere che una strategia multipla, cioè una strategia innanzitutto giocata appunto sullo spingere sul denominatore. Spingere sul denominatore vuol dire essere in grado di convincere le imprese a investire e a dare posti di lavoro. Questo sarà uno degli obiettivi principali della legge di stabilità, è stato già uno degli obiettivi del decreto sul lavoro, l'intervento straordinario per la decontribuzione totale, quindi l'incentivo ad assumere giovani, che oggi è operativo. Io invito tutti coloro che stanno ascoltando queste mie parole a sapere che il nostro Paese oggi ha una condizione di favore fiscale per assumere i giovani che non ha pari in Europa. Credo che sia una condizione assolutamente positiva per i prossimi 18 mesi che va colta. L'incentivo fiscale noi lo vorremmo estendere in legge di stabilità a altri aspetti. È qui presente il senatore Monti, il governo del senatore Monti ha introdotto la cosiddetta ACE, cioè uno strumento di incentivazione fiscale che spinge le imprese a capitalizzarsi, a investire e credo che questo elemento legato al fatto che il fisco delle imprese debba essere spinto a guardare lungo, a guardare lontano e non invece a guardare soltanto al breve, ai vantaggi immediati, è il secondo grande capitolo. È nostra intenzione di caricare su questo tema e di cercare di sviluppare fortemente. È ovvio che le politiche per la crescita sono tante, sono politiche che hanno a che vedere anche con questioni che vanno tenute e che devono tenere insieme molti aspetti diversi. Prima veniva citato, e riprendo quello che è stato detto precedentemente, lo diceva il senatore Ferrara, la questione del contrasto di interessi, perché alla fine questo è il tema del fatto che il nostro Paese è un Paese nel quale il nero è così alto, il nero è così importante
L'economia nera è un'economia che va combattuta attraverso politiche che devono essere politiche di contrasto, sanzionatorie, ma anche di politiche che incentivino, attraverso il contrasto di interesse, all'emersione. Rivendico qui il fatto, e anche qui utilizzo questo spazio che il Senato, quest'Aula, mi consente di avere per parlare ai senatori e ai cittadini italiani. È in corso un semestre straordinario di incentivazione fiscale come il nostro Paese non ha mai avuto sul tema del cosiddetto ecobonus. Siamo in un periodo nel quale il 65% di incentivazione fiscale per ristrutturare casa attraverso tutti gli strumenti di incentivazione e di efficientamento energetico può consentire di far lavorare le imprese, di sistemare per l'appunto le proprie abitazioni in modo tale da avere poi risparmio energetico e di farlo tutto facendo emergere, perché come è noto per avere l'incentivo fiscale devo far vedere la ricevuta fiscale e questa ricevuta fiscale è l'elemento essenziale. Quindi una vicenda con tre vantaggi in un colpo solo e questi sei mesi di incentivo straordinario sono sei mesi che noi speriamo possano essere sei mesi che aiutano il nostro, la nostra crescita e quindi il nostro PIL a crescere. Tante quindi iniziative, alcune già in pratica, alcune già contenute nei decreti che sono state già approvate e che sono già legge, ne ho citate alcune, altre che abbiamo intenzione di mettere soprattutto nella legge di stabilità per il bilancio del 2014. Ma è evidente che accanto alle politiche per far ripartire la crescita nel nostro Paese è necessario continuare sulla linea del rigore e lo dico questo sapendo che è una frase che non fa guadagnare molti consensi. Però io penso che quando ognuno di noi in famiglia ha i propri figli che gli chiedono delle cose per le quali è giusto dire di no, il buon padre di famiglia dice di no. E io penso che sia giusto che si sappia che i conti pubblici devono rimanere in ordine. Perché questo tema del 3%, che è sembrato essere un tabù, è la condizione che ci consente oggi, per esempio, di avere quelle flessibilità in più che ci consentiranno nel bilancio del 2014 di mettere investimenti produttivi nuovi che Bruxelles, che l'Unione Europea ci consentirà proprio perché siamo stati virtuosi. E credo che questo rappresenti un segno importante anche di comprensione da parte dell'Europa che non è il rigore e l'austerità cieca. Quella sarebbe sbagliata. Troppe volte è stata usata e è stata applicata e giustamente questo ha portato a un'immagine pessima dell'Europa. La linea europea sta cambiando e noi dobbiamo farla cambiare. Il nostro governo lavora con questo Parlamento e l'Italia è impegnata da tempo per far cambiare la linea dell'Unione Europea su questi temi. Noi dobbiamo dimostrare che la virtù nei conti deve portare dei vantaggi, deve portare cioè la possibilità, come sarà nel bilancio del 2014, di avere una flessibilità e risorse in più sul tema degli investimenti produttivi che saranno infrastrutture, che saranno quindi tagli alle zavorre che il nostro Paese si porta dietro rispetto alla produzione, agli investimenti, al lavoro, tutte le questioni che fanno parte di quel pezzo di strategia di medio-lungo termine a quale faceva riferimento il senatore Zanda. Accanto a tutto questo, ovviamente, la spending review è l'elemento essenziale. Noi dobbiamo far sì che le spese improduttive, la tenuta dei conti pubblici sia una tenuta per la quale non si butta via nulla delle risorse pubbliche. Ogni risorsa pubblica sappiamo dove va a finire e tutti insieme decidiamo che è giusto che venga spesa. Ma accanto a questo c'è bisogno poi di operazioni che hanno a che vedere con lo stock del debito. Si sono su questo tema concentrati molti degli interventi, l'intervento della senatrice Lanzillotta, l'intervento del presidente Schifani. Ed è evidente che su questo l'ho detto qui in quest'Aula, lo ripeto qui con grande forza, la nostra intenzione è di accompagnare le politiche per la crescita, quindi far salire il denominatore, le politiche per tenere rispetto alla spesa e non fare aumentare la spesa pubblica improduttiva. Accanto a questo c'è bisogno di un terzo capitolo, il terzo capitolo è l'intervento sul debito, quell'intervento sul debito che è essenziale, su capitoli che hanno a che vedere con
e una delle ipotesi a cui ha fatto riferimento il Presidente Schifani è allo studio, che è l'ipotesi appunto di una valorizzazione attraverso delle scatole che siano in condizione di valorizzare e poi di allocare ovviamente nel modo migliore, perché ha ragione la senatrice Lanzillotta, nessuno vuole ripercorrere le strade di privatizzazioni fatte male, che sono state fatte male in altri paesi e in alcuni casi anche in Italia. La volontà è una volontà di valorizzare e una volontà di intervenire non soltanto sull'enorme patrimonio pubblico del nostro Paese, ma anche sulle partecipazioni pubbliche nazionali e sulle partecipazioni degli enti locali, sia perché c'è bisogno di efficienza, sia perché c'è bisogno su questo tema di allocare al meglio le risorse che abbiamo a disposizione. Questo è la somma, il capitolo di tutti gli interventi che faremo. Gli altri questioni che sono state poste, riprendo quello che ha detto il senatore Candiani, una legge approvata alla fine della scorsa legislatura, la legge 189 del 2012, contro, per affrontare il tema, il fenomeno della ludopatia, ha creato oggi uno strumento che oggi è allocato presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo strumento ha cominciato adesso a lavorare e questo strumento è fondamentale per tirar fuori tutti quei dati e quegli elementi che consentiranno, io sono convinto, a questo Parlamento, con una grande e larga condivisione, a individuare le modalità di contrasto e di cercare di rendere meno evidente e meno forte quei fenomeni patologici a cui lei faceva riferimento e che sono fenomeni sicuramente molto complessi. E infine il senatore Panizza, noi in autunno, l'abbiamo già detto, l'ho già detto in quest'Aula l'altro giorno, abbiamo intenzione di approvare prima e di applicare, e poi ovviamente sarà questo Parlamento ad approvare, a cambiare, a discutere su questo tema, un grande piano che si chiamerà Destinazione Italia, un piano cioè per allargare la possibilità di attrazione degli investimenti in Italia, quindi rendere possibile anche i ritorni, quello a cui faceva riferimento il senatore Panizza prima, essere cioè in condizione di sapere che il nostro Paese attrae, vuole attrarre investimenti, perché è attraendo investimenti che siamo in grado poi di dare lavoro. Io lo dico molto francamente, se ci sono marchi importanti italiani che trovano investimenti esteri che li rendono più forti sui mercati, io non mi scandalizzo per questo. La parola italianità è una parola oggi che va concepita in una accezione molto più larga. Noi abbiamo bisogno di fare lavoro, di creare occupazione, di creare crescita nel nostro Paese. Se così facciamo, siamo in condizione poi di affrontare anche i temi della finanza pubblica in modo diverso, perché, riprendo ancora in conclusione la senatrice Lezzi, noi oggi qui possiamo dire, e probabilmente saranno stupiti anche gli ascoltatori che ci ascoltano da casa, che il nostro debito è cresciuto meno degli altri Paesi. Ma la fatica che le nostre famiglie stanno facendo, nonostante che il nostro debito sia cresciuto meno degli altri, dimostra che il nostro problema è strutturale, cioè uno stock di debito che ci trasciniamo da tempo e che, come diceva la senatrice Lanzillotta prima, ci costa ogni anno 90 miliardi di euro solamente per tenerlo in vita, una cifra impossibile che fa sì che ognuno di noi ogni giorno guarda la fatidica e drammatica cifra dei tassi di interesse, perché se il tasso di interesse supera il 5, il 6%, questo vuol dire milioni e milioni e centinaia di milioni di euro in più che ci costa a ognuno di noi come contribuente del nostro Stato il servizio del debito. Ecco perché questo è il grande tema, la strategia di lungo periodo a cui faceva riferimento il senatore Zanda, sarà una strategia che sarà fatta di alcuni capitoli che già sono legge, una continuità profonda con scelte fatte fino a oggi, scelte che metteremo nella legge di stabilità e soprattutto la continuità nella virtù, che è l'unico modo per ottenere risultati di credibilità da parte dei grandi investitori e di creare effettivamente nel nostro Paese quella crescita e quella capacità di attrarre investimenti e creare occupazione, che è l'unico modo col quale possiamo uscire dalla crisi. Grazie. Il tema del lavoro, della mancanza di lavoro e della necessità di incentivare e creare migliori condizioni possibili perché si possa creare lavoro
fa parte sicuramente del cuore della nostra missione, credo comune dalle parole che ho ascoltato fino adesso, sicuramente comune. È un tema particolarmente caldo perché mai come negli ultimi anni la crescita della disoccupazione e la crescita della disoccupazione giovanile ancora di più ha colpito il nostro Paese. Quindi tutti sappiamo che abbiamo una missione, questa missione è quella di lavorare perché l'Italia riprenda invece il cammino dell'occupazione e della creazione di lavoro. Quale lavoro? Molti interventi hanno toccato proprio il tema della qualità del lavoro e io su questo voglio insistere su un punto che ritengo essenziale. Tutto ciò che abbiamo svolto fino adesso, in questi 90 giorni, ha a che vedere con un impegno molto particolare, lo dico rispetto alle parole che ho ascoltato, sia quello che ha detto il Presidente Susta, quello che ha detto la senatrice De Petris prima, quello che è stato detto anche dalla senatrice Bencini. Il tema è, come sapete, nel decreto sul lavoro che è all'attenzione di quest'Aula, l'incentivazione che abbiamo messo è un'incentivazione forte, corposa, tutta per il lavoro a tempo indeterminato. Questo lo voglio dire con forza perché non contano solo le parole, anche se dette in quest'Aula dove le parole pesano e contano di più, contano i fatti. Questo governo ha fatto una scelta, questo governo ha scelto di incentivare il lavoro a tempo indeterminato, perché riteniamo che sia fondamentale nel nostro Paese dare alle imprese e ai lavoratori la possibilità di stabilizzare rapporti di lavoro il più lungo possibili, perché serve alle imprese e serve al lavoratore. Serve alle imprese che investono sulla professionalità del lavoratore e serve naturalmente al lavoratore che si crea naturalmente una prospettiva di vita, un progetto di vita molto particolare, molto più particolarmente di lungo periodo. E credo che rispetto a questi temi anche l'accenno che la senatrice Bernini ha fatto prima al tema dell'Expo mi richiama ovviamente la scelta che le autorità locali milanesi, lombarde, l'Expo e i sindacati hanno fatto l'altro giorno, due giorni fa, che è una scelta molto importante, innanzitutto perché l'hanno fatta insieme e io ho intenzione di lavorare insieme alle parti sociali, ritengo che sia fondamentale, ho incontrato ieri i sindacati, incontrerò nei prossimi giorni i rappresentanti del mondo delle imprese, ho intenzione di lavorare con tutte le mie forze perché ci sia la corresponsabilità e la capacità di scegliere insieme, fermo restando che poi sarà quest'Aula e il Governo naturalmente proporrà a quest'Aula le scelte che ritiene più importanti e le scelte migliori da fare. Però penso che quell'esempio, l'esempio di quello che hanno fatto a Milano, sia un esempio positivo, senatrice. Lo dico perché lei ha citato questo tema, io attorno a questo tema ritengo che dobbiamo lavorare, non soltanto sulla questione del lavoro, sulla quale con i sindacati nazionali cercheremo di lavorare, ovviamente perché quell'esperienza positiva possa essere un'esperienza positiva che si allarga, ma anche su altri temi. L'Expo sarà una grandissima opportunità per l'Italia, sarà un'opportunità per creare lavoro, per creare investimenti positivi, per infrastrutturare un'area del nostro Paese che ne ha terribilmente bisogno. Il tema essenziale dell'Expo è un tema rispetto al quale la possibilità di agganciare la crescita lì è legata a cosa facciamo adesso. E cosa facciamo adesso vuol dire tante cose, vuol dire ovviamente fare scelte che diano investimenti, che diano lavoro e naturalmente che diano legalità. All'Expo io ho intenzione di legare normative nazionali che rafforzino quegli elementi di tutela e di legalità che sono essenziali, perché questo carico di investimenti che ritengo ci saranno, sono un carico di investimenti che ovviamente non deve consentire a nessuno di avere scorciatoie, furbizie o cose che purtroppo troppe volte accadono. In questo senso il lavoro che faremo già dai prossimi giorni, già dalle prossime ore, sarà un lavoro molto forte legato alle normative che si creeranno attorno alla vicenda Expo per riuscire a trascinare la crescita e trascinarla nella modalità che io credo tutti vogliamo portare avanti. Sento molte volte, anche attorno alla discussione che stiamo facendo, una parola che è una parola di
disillusione, delusione o di critica, perché una parte significativa delle risorse l'abbiamo caricata sul tema della lotta alla disoccupazione giovanile. Lo so che i disoccupati sono di tutte le età, però voglio far notare a quest'Aula, che lo sa sicuramente, lo voglio far notare anche a chi ci sta ascoltando da fuori, che dentro il provvedimento che voi avrete in discussione c'è un altro capitolo, che è un capitolo fondamentale, che ha un inizio di risposta adesso, che vogliamo continuare e rafforzare, che è il capitolo rispetto ai disoccupati che sono in regime di ASPI, cioè che hanno perso il loro lavoro, hanno l'ultima parte di protezione sociale. Abbiamo messo qui dentro un provvedimento che incentiva le imprese ad assumere quei lavoratori, che evidentemente non sono lavoratori giovani, perché sono lavoratori che lavoravano e che hanno perso il loro lavoro, perché l'impresa che li assume avrà i vantaggi dell'ASPI per tutto il periodo che rimane. Credo che questo sia un segnale molto forte, lo dico perché la senatrice Bencini prima ha giustamente citato la difficoltà dei lavoratori di tutte le età e anche il fatto che i lavoratori che hanno una certa età poi fanno più fatica a ricollocarsi. Ma qui dentro c'è uno strumento, ed è uno strumento che io voglio qui esaltare, perché è lo strumento che dimostra come l'attenzione a non lasciare nessuno indietro è un'attenzione alla quale noi siamo assolutamente, della quale siamo assolutamente convinti. Non lasciare nessuno indietro, che vale anche, lo ripeto per la senatrice De Petris, confermo quello che ho detto qui in quest'Aula e alla Camera nel momento nel quale quest'Aula ha dato la fiducia al Governo sul tema degli esodati. L'ho detto, lo ripeto, lo faremo, l'attenzione sarà un'attenzione costante e ovviamente passo passo per risolvere un problema che sarà un problema che nel tempo dovremo affrontare e dovremo risolvere. Ovviamente i senatori Panizza e Barani, che hanno posto due questioni molto territorialmente centrate, una che riguarda la provincia autonoma di Trento, un'altra che riguarda la provincia di Massa Carrara e di Lucca, perché la Garfagnana è Lucca e la Lunigiana è Massa Carrara, sono ovviamente due questioni delle quali prendo nota. Il tema legato alla Whirlpool è un tema che io so essere seguito molto attentamente dalle istituzioni locali, lo so perché il presidente della provincia autonoma me ne ha parlato varie volte e seguiremo anche noi ovviamente per quello che ci è possibile ciò che lì a livello di provincia autonoma di Trento si sta studiando per una soluzione che sia una soluzione positiva. Il rappresentante della Lega Nord ha citato la questione dei flussi e la questione dei lavoratori extracomunitari. Noi abbiamo un sistema normativo fatto a fisarmonica, voglio dirglielo perché credo che sia importante che lo si sappia, un sistema fatto a fisarmonica per il quale nel momento nel quale cresce la disoccupazione dei lavoratori stranieri più di quella dei lavoratori italiani si interrompono i decreti flussi nel nostro sistema, che è quello che è accaduto negli ultimi tempi, perché il decreto flussi dell'anno scorso non è stato fatto esattamente per questo motivo e la stessa cosa vale per i decreti flussi stagionali. Quindi il nostro sistema è un sistema giocato in una, diciamo, logica di vasi comunicanti che si è applicato anche in questa situazione. Io ovviamente spero, mi auguro ardentemente che cali la disoccupazione sia per i lavoratori italiani sia per i lavoratori stranieri, perché abbiamo fortemente bisogno che su molti lavori ci sia un rilancio e una possibilità. La senatrice Parente ha citato e ha concentrato la sua domanda sulla questione, e termino, signor Presidente, sulla questione dei servizi per l'impiego. Ed è ovviamente questione che è stata messa al centro del Consiglio europeo ultimo. Come sappiamo, l'ultimo Consiglio europeo ha affrontato questo tema e nella riunione che abbiamo svolto a Berlino, alla quale abbiamo partecipato il Ministro Giovannini ed io, insieme ai rappresentanti di tutti gli altri paesi europei, la questione dei servizi per l'impiego è stata una questione centrale. Il nostro Paese ha carenza sul tema dei servizi per l'impiego. È una carenza assolutamente evidente della quale bisogna prendere atto. Non abbiamo un sistema di servizi per l'impiego all'altezza della sfida
della disoccupazione così come essa è. Non abbiamo un investimento pubblico sufficiente, facciamo fatica su questo tema. Ed è una fatica rispetto alla quale io credo ci sia bisogno tutti insieme di farsi carico, di soluzioni. Nel decreto che avete in discussione c'è uno degli elementi essenziali, è questa unità di missione a partire dalla quale si comincerà a lavorare. L'unità di missione si insedierà martedì e questa unità di missione avrà l'obiettivo di costruire per il nostro Paese un sistema di servizi per l'impiego che sia più attento alle esperienze di successo che ci sono negli altri Paesi europei. La riforma strutturale del servizio all'impiego è una delle riforme strutturali principali che abbiamo davanti. Saremo obbligati anche dal tema della garanzia per i giovani, perché la Youth Guarantee è un elemento che obbligherà il nostro Paese a dare risposte e a legare la domanda e l'offerta, in particolare dopo il percorso formativo, con modalità che fino ad oggi non si sono mai applicate. In particolare, lo stesso decreto, come sapete, dà il via alla costituzione finalmente di una grande banca dati che sarà essenziale per legare insieme domanda e offerta, e credo che questo tema sia il tema sul quale appunto l'impegno dei prossimi giorni sia un impegno a cercare di riprendere il tempo perduto e cercare di far sì che appunto domanda e offerta si incontrino. Siamo ovviamente prontissimi e attentissimi, lo dico rispetto agli argomenti che il senatore Susta poneva prima, a tutti i miglioramenti che in questo campo possono essere introdotti nel momento nel quale sono finalizzati per l'appunto a rendere più dinamico e più funzionale il nostro sistema. In autunno rifinanzieremo la cassa integrazione, che voi sapete essere stato uno dei primi interventi che questo governo ha fatto, il finanziamento della cassa integrazione per garantire il tiraggio finché appunto in autunno non rifinanzieremo la cassa integrazione. E l'ultima cosa, signor Presidente, che voglio dire, la voglio citare rispetto a un tema che ho visto nella discussione di queste settimane totalmente assente rispetto agli interventi che sono presenti nei decreti che abbiamo approvato. Voglio citare la Carta per l'inclusione sociale. La Carta per l'inclusione sociale è una novità importante che dimostra la volontà di questo governo di affrontare il tema della povertà estrema. La povertà estrema è una delle grandi sfide della democrazia, perché la povertà estrema non ha normalmente rappresentanza. La povertà estrema in gran parte dei casi non vota. La povertà estrema è diffusa nel nostro Paese. C'è ed è necessario dare risposte. La Carta per l'inclusione sociale è una prima risposta. Dico prima risposta perché interviene per il Mezzogiorno e per le grandi città metropolitane. E la Carta per l'inclusione sociale dà una prima risposta sulla cui falsariga dovremo lavorare, ma la voglio citare qui perché attorno al tema della disoccupazione sappiamo tutti che molto spesso il passo tra la disoccupazione e i limiti di povertà è uno dei passi che deve angosciare coloro che siedono in questi banchi e nei banchi di quest'Aula, perché il nostro Paese è un Paese che da questa crisi sta vivendo una estensione di difficoltà familiari, territoriali, che in particolare in alcune aree del nostro Paese stanno diventando insostenibili. Motivo per il quale affrontare questi temi con la determinazione e soprattutto passo passo, come dicevo prima, è una grandissima priorità. È ciò che stiamo facendo e ciò che soprattutto insieme a voi vogliamo fare ancora di più. Grazie.